Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci con una nuovissima serie su Heroes of Iron. Questa serie sarà un po' una specie di piccolo tutorial, una specie di guida per principianti, anche se sarà un po' complessa perché non ho mai provato a fare questa cosa. Ora facciamo Italy. Come giochiamo con l'Italia? Cercherò di portarla sotto i comunisti. Select country. Allora, un consiglio. Se siete principianti, giocate magari, iniziate dalla civilian, dalla modalità civilian. E vi aiuta un sacco, cioè avete dei power up, avete dei bonus, quindi ve la consiglio. Vi consiglio anche la Historical AI Focuses, così sapete, potete prevedere un attimo cosa farà l'intelligenza artificiale. E togliete l'Iron Man, così magari potete fare un salvataggio, potete praticamente decidere come di giocare in anticipo e se non funziona tornate indietro e ci riprovate o fate qualcos'altro. Allora, start, iniziamo con l'Italia. Ok, allora, ci siamo. Con l'Italia partiamo subito in guerra contro l'Etiopia. Quindi abbiamo già le truppe al fronte, organizziamo l'esercito sud, l'esercito nord, Zacchete e Zacchete. Allora, gli diamo l'ordine di attacco. A entrambi. Ok. Allora, all'esercito nord io di solito do Giovanni Messe. Quello sud, Ettore Baldassarre, perché c'ha attacco 2. Li selezioniamo entrambi. Teniamo il punto shift, selezioniamo entrambi. E premiamo qua sul feldmaresciallo. E gli do Rodolfo Graziani perché ha l'attacco al 3. Vedete gran cosa. Ok, iniziamo l'attacco. Allora, abbiamo anche degli aerei. Ci abbiamo già un po' al fronte, però. Se li selezioniamo, teniamo premuto Shift e facciamo la selezione, possiamo selezionare tutti i nostri aeroporti e tutti i nostri aerei. E li spostiamo qua giù. Ok, ora Shift clic su questa icona, ci seleziona tutte le altre truppe non selezionate su qualche armata, su qualche esercito. E poi le prendiamo, così ci toglie la notifica, giusto per questo. Visto che siamo in guerra con l'Etiopia, io direi facciamo Ethiopian War Logistics che ci migliora l'infrastruttura. Quindi Zacchete. Ricerca. Come prima cosa faccio sempre, a prescindere dalla nazione, Electronic Mechanical Engineering, che ci abbassa, cioè ci aumenta la research, il tempo di ricerca, cioè lo abbassa praticamente. Ci velocizza. E poi faccio Basic Machine Tools e Construction 1. Come ultimo slot o faccio Artillery, Interwar Artillery, o faccio support weapons. In questo caso faccio support weapons perché non abbiamo tantissima artiglieria nell'esercito. Come vedete, artillery 264, ma infantry equipment abbiamo di più. Quindi support weapons in teoria dovrebbe esserci di più di fanteria. Ok, cos'altro manca? Costruzioni. Come sempre, a prescindere dalla nazione, faccio delle civilian factories. Le faccio nelle province che hanno tanta infrastruttura, così andiamo più veloci. Questi ce l'avevano 80. Shift click ti crea tutte le fabbriche che puoi creare in quella provincia. Facciamo Emilia, Toscana e Lazio, che sono le tre province da 80 che mi rimangono. Ok, poi produzione. Allora, pensiamo alla flotta prima. Come prima cosa, io non so se sbaglio, non so se faccio giusto, assegno tutti gli slot a tutte le barche. Così, se una barca finisce di prodursi, magari questa manca poco, questo slot andrà un'altra. Poi questi due slot andranno un altro. Così via. Ok, fatto. Così non perdo neanche tempo. Come aerei, vediamo. Il BA65 fa sia fighter che closer support. Il CA111 fa solo closer support. Allora, togliamo questo. E mettiamo soltanto quello che va entrambi. Basic Light Tank, ne produciamo ancora un pochino. Poi ci manca l'artiglieria. Ci costruiamo un treno. E basta, dovremmo esserci. Allora, sposto i fucili sotto. No, tre all'artiglieria, tre al support equipment e tutto il resto alle armi da fanteria. E siamo a posto. Possiamo anche iniziare, non ci manca nient'altro. Infatti,
col pulsante più sulla tastiera aumentiamo il tempo, oppure potete andare qua sotto, cioè il tempo, la velocità. E lo spazio fa partire. Ora, andate veloci, proprio spediti. Ok. Qua ha già Offensive Doctrine. Allora, ci esce una scelta. By any means necessary o we need to be methodical and deliberate. Questo ci abbassa l'attrizione, il consumo di supplies, il consumo di oggettisti. No, come si traduce supplies? Non lo so. E ci aumenta l'organizzazione. Questo ci aumenta l'attacco. Io direi, aumentiamo l'attacco. Perché prima finiamo, meglio è, e poi vi spiego anche il perché. Infatti, ho fatto andare le truppe anche in modo aggressivo, anziché bilanciato, perché mi serve la velocità. La velocità è la cosa che mi importa di più adesso. Ok, Ethiopian War Logistics. Abbiamo fatto. E facciamo Army Primacy, così ci dà un po' di esperienza, costruisce delle fabbriche militari. Ok, dobbiamo mandare un ultimatum al sultanato di Aussa, questo qua. Noi lo mandiamo. Certo che lo mando. Certo. E lui cede. Allora, allunghiamo il fronte. Allora, anche tu, camicia nera, te ne vai. Infatti, non ho fatto in tempo e mi hanno preso. Hanno allungato il fronte, però non è un problema. Ok, non è un problema perché tanto adesso stiamo avanzando bene. Qua, Infantry Expert. Lo vorrei tenere come Armor Officer, ma glielo posso dare anche dopo. Almeno ci dà un bonus del 15%. A voi. Vi mando qua sotto e vi faccio dare high priority. Anche qua, reinforcement, con i rinforzi. Ok, Italian Highways. Qua ci manca il command power, quindi dobbiamo aspettare un pochino, perché poi voglio dare organization. Ci abbiamo contro. No, non ci abbiamo nessuno che ci dà logistica. Però uno ci dà infantry attack. Forse è meglio l'attack, guardate. Ok, successo nel nord Etiopia. Facciamo infantry attack. Ah, la nostra ricerca si è completata. Come seconda vado sempre su mechanical computing. Ci velocizza di altro 4%. Allora, andiamo di mobile warfare. Perché la velocità è la cosa che mi interessa. Altri punti, organization, altro command power ci serve. Italian Highways fatto. Fiocchi munizioni. No, facciamo questa che ci dà civilian industry. Andate veloci. Ecco perché stiamo andando lenti. Non ho mandato degli aerei. Ecco perché. Ah, che dimenticone che sono. Allora, air superiority, closer support. Air superiority, closer support. Ora dovremmo andare più spediti. Ok, Army Organization, ora possiamo farlo. Basic Machine Tools fatto.
Improved Machine Tools, così miglioriamo ancora l'efficienza di un altro 10%. Qua 10%, 20%. Ce l'abbiamo, dobbiamo fare Army Leaders però. Allora, ora, visto che stiamo andando a rilento, The Abyssinian Fiasco. Sì. Ho sbagliato a cliccare! No, ho sbagliato a cliccare. Struggle in Etiopia. Ho sbagliato a cliccare. No, dobbiamo ritornare indietro. Ho sbagliato a cliccare. Ah, come vi dicevo, ci sono i salvataggi, quindi autosave, load. E ci riporta al primo di questo mese. Voi vi porterà magari a qualcos'altro. A me ha portato al primo, perché ho messo i salvataggi mensili. Ok, dobbiamo prendere questo per completare il... Quindi... no, non andiamo. Cioè, andiamo piano. Tanto ci serve quella missione. Tanto, Army Organization. Basic Machine Tools. Improved Machine Tools. Cioè, potremmo prenderle. Nessuno la sta difendendo, però mi piacerebbe fare questo. Questo focus, visto che voglio andare con i comunisti, unite the opposition. Ok, questo ci dà delle divisioni in più durante la guerra civile. Ok, struggle in Etiopia, Abyssinian Fiasco. Yeah. E poi facciamo quel focus. Anzi, facciamo così. Togliamo il focus e facciamo Unite the Opposition. Prima lo finiamo, meglio è. Ok, support weapons fatto. Andiamo di radio. Ora, allora, cambiamo, mettiamo Badoglio come feldmaresciallo. Alleniamolo un po' perché ci servirà dopo. Organize strikes in the north. Sì. Voglio il nord perché c'ha la maggior parte delle fabbriche. Ok, Concentrated Industry, sì. Allora, la differenza tra Concentrated e Dispersed è che la Dispersed migliora, cioè abbassa la vulnerabilità alle bombe, al bombardamento. La Concentrated no. E quindi se fate questo vi consiglio di fare l'antiaerea. A me piace fare l'antiaerea, perché così mi toglie comunque il problema degli aerei che mi bombardano. Ok. Allora, Captain of Industry. Così ci aumenta la velocità di costruzione delle fabbriche. Ok, liberiamo anche Gramsci. Intanto gli spagnoli si stanno facendo la guerra tra di loro. Qua come siamo? Oh, l'Etiopia ha capitolato. Qua tu ti sei allenato benissimo. Guerrilla fighter. Però, dato che ci abbiamo messo troppo a conquistare l'Etiopia, intanto Haile Selassie
il leader dell'Etiopia è scappato in Inghilterra. E è andato con gli alleati. Ok, buono. A posto. Mettiamo anche qua le nostre truppe. E le spostiamo qua al nord. Ah, ok, allora, clicchiamo qua. Le selezioniamo tutte. E non me le fa... No, perché non me le fai spostare? Ah, beh, certo, non... ho selezionato... Così le selezioniamo tutte. Possiamo anche selezionare come abbiamo fatto con gli aerei. Però così non sposto in giro. E le unifichiamo. Andranno a Taranto. Ora spostiamo anche gli aerei. Li spostiamo a Milano. No, non a Milano. Probabilmente a Ghedi quella. Ok, con l'Italia abbiamo le missioni. Pacify Etiopia. Io non la farò. Dobbiamo aumentare il compliance, tipo la benevolenza o qualcosa del genere. Non so come si traduce, però non ho voglia di farlo. Ok, abbiamo tanti punti esperienza e facciamo Turn Industrial. Tanto abbiamo liberato Gramsci. E Defy the Duce. Ok. Tanto stanno arrivando tutte le truppe. E spostiamo qua la flotta. Dai, che manca poco. Ok, Italian Civil War. Allora, qua abbiamo due scelte. Let Liberty Reign e ci crea due fazioni. Oppure Embrace the People's Revolution e ci crea solo una fazione, Partito Comunista Italiano. Io voglio questo. E partiamo dal nord. Allora. Ok. Details. E andiamo di Appel to the Bourgeoisie. Appello alla borghesia. Details. Ok. Abbiamo tutte le truppe messe. Ok. Ora abbiamo un fronte unico. E possiamo andare. Ah, ok, non andate troppo spediti. Gli aerei, unificatevi. E andate qua in... No, andate di qua. Ok. Abbiamo altre divisioni. Andate su Messe. Ok, buonissimo. Buono, buono, buono. Cavalry. Noi non abbiamo cavalry. Facciamo recovery rate. Ok, buonissimo. Stability, communism support. Communist support. Political power, research speed. Questo sì. Sandro Pertini. E andate. Usate pure le ferrovie. Andate, anzi, andate veloci. Tu che puoi. Bloccalo. Ah, non siamo riusciti a farlo in tempo. Ok. Buono, buono, buono.
È finito il tempo per questa puntata. Intanto la nostra flotta dove si trova? Qua. Unificatevi. Ok, radio fatta. Construction 2. Qua abbiamo altri punti, possiamo spendere in antisottomarino. Ducati energia. No, facciamo industrial. Ok. Lì fatto. Facciamo l'artiglieria, miglioriamo l'artiglieria. Poi, visto che state fermi, presumo che non abbiate nessun focus, per questo lo fate. No, non devo farlo con loro. Ah no, vabbè, va bene comunque. Ho sbagliato. Tu dividi e impera. Appello alla borghesia. Buono. Preserve Army Traditions. Oh cazzo. Non voglio perdere una divisione. Ok, loro non hanno più porti, non hanno più speranze. Ok. Qua ci liberiamo nel nord e poi andiamo a scendere. Ma siamo fortissimi. Ah no, stanno andando anche senza fuoco. Anche senza... Pronte? Dai, manca poco. Concentrated Industry. Ancora Concentrated Industry. Improved Machine Tools. Ora possiamo fare i support weapons. E abbiamo vinto. Abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Allora, select all. Submit demands. Confirma in exit. Ok, Italian Union. Tiriamo così per uno screenshot, bellino. Ok, niente, ci vediamo alla prossima puntata e bella!